Ciao a tutti. Allora, nuovo disegno, adesso velocemente divido a metà e dopo lo formo da solo, ma riportarlo riuscite anche voi tranquillamente. Allora, come misure è 9 cm, 2 mm per 12 nel mio caso. Ce lo trovo la metà. Ecco, e adesso inizio a formare il disegno. Grazie. Grazie, grazie. Ciao, buona giornata e buon anno, eh. A voi, grazie, auguri. Ciao. Ciao, grazie. Ok, allora mi è venuta una forma del genere. Qua sono stato spostato dal centro
Dopodiché qua ho fatto due raggi e qua uno solo, che così qua vado a eliminare completamente questo, tutti i raggi elimino completamente e dopo avrò questi spazi da completare. Perciò come prima cosa dobbiamo eliminare i raggi per avere la nostra base dell'intaglio. Partiamo con questo. Vi ricordo dell'importanza della sicurezza dell'intaglio. Arrivo fino al centro perché qua dopo con altri tagli vado a eliminare, perciò qua non mi interessa che sia pulito ora. Direi inizio con questo. Arrivo a questo punto perché dopo il taglio da qua in giù deve essere fatto in questa maniera qua. Salve. Sì, prego. È sviluppato sui tre piani, se volete dare un'occhiata anche sopra, prego. Sì, va. Terminiamo del Green Pass. L'abbiamo questo. Basta, non devo controllarlo. Ecco. Aspetta, perché devo far spannare gli occhiali, se no. Chi gli ha fatti queste cose? Sono io che li faccio. Lei? Sì. Non ti ricorda niente questo? Questo ciao, Rolando è qua. e dovrebbe arrivare. Allora scusate perché ci sarà gente che gira nel molino, perciò è facile che mi interrompo per dare delle spiegazioni.
Anzi, qua faccio in questa maniera. Ok, la base è stata creata. Iniziamo a formare l'intaglio. Faccio prima questo taglio qua. C'era l'energia elettrica che faceva funzionare la macina. Poi nel 1950 sostituisce la macina con questa macchina. Questa macchina si chiama laminatoio e macina attraverso dei cilindri, due cilindri di qua che sono rigati per rompere il picco, due cilindri di là che sono lisci per rimacinare il macinato e rendere un prodotto più raffinato. Il cambio era anche dovuto dal fatto che mentre col mulino ad acqua 10 ore di lavoro macinavi 60-70 kg di farina, con questo se ne macinavano 5 quintali. 10 volte di più. Fare questa scelta, cos'è che ha voluto dire? Ha voluto dire rendere tutto meccanizzato. Il nonno andava a prendere i sacchi di frumento e di grano in giro per la valle con l'asino e il carro, poi portava i sacchi qui, venivano pesati, questa è una pesa. Questa è una pesa tra 1860-1870, che è una pesa molto antica, questa, perché era dentro proprio là, ancora là. Qua venivano pesati, poi il cereale veniva messo qua dentro. E da lì E qui partiva un ciclo produttivo che prima di arrivare alla farina, attraverso questi elevatori, faceva 6-7 volte 3 piani. Allora, qui veniva messo il cereale. Questa qui che vedi Sì, qua, allora, con questa queste qui che cose qua, vedi vedi, prendeva e andava fin in cima.
in cima c'era la per macinare, ci sono quattro operazioni. La prima è la pulizia, la pulitura del cereale. Sopra c'era una macchina, quando questa arrivava su, scaricava per portare il cereale ad una macchina che puliva il cereale. Non ci dovevano essere sassolini, né terra, né erbaglia e così via. Anche perché se andavano qui nel cilindri si rompeva tutto. Poi il prodotto scendeva, tutto collegato sempre con questi tubi. Qua il prodotto veniva bagnato. In base, perché bagnato? Perché questa macinazione, creando attrito molto caldo, molto caldo, e senza caldo tostava, no, tostava, rovinava tutte le sostanze del le tostava. Nere, esatto. Esatto. Abbiamo bagnato. Esatto. Era un industriale, no? Come che dice? Perché bagnavi? Perché se non si bruciava o se no? No, si tostava. Si tostava. Le temperature elevate. Poi da qui andava dentro questa macchina. Questa macchina è un'asciugatrice. Non era la sfida più forte? A rullo, con dentro rullo, a cilindro dentro, che per forza centrifuga asciugava. L'acqua cadeva qui, il cereale scendeva qua, su, andava in depositi, stava lì a riposare dalle 7 alle 10 ore, perché la doveva essere un'umidificazione lenta. Poi giù qua la tramoggia, prima macinazione con rulli rigati. Qui sotto il macinato andava qui, su in cima, giù in quelli lisci. Giù in quelli lisci. Poi su ancora da là, da quelli lisci, perché è il collegamento che portava là, su in cima per andare a fare l'ultima operazione che era la setacciatura. Che su delle macchine, il classista, con delle reti a strati. Ha fatto il Vittorio per fare la setacciatura di quella del fumetto, no, del fumetto della polenta, del grano saraceno. Esatto, la setacciatura che aveva la farina, il farinello e la crusca. Farinello, crusca, la parte che poi riportava. No, dopo, che era chi dopo chi sola la porta con delle scivole e scacchi inava sul carro che era di sopra e restituiva tutto. Le restituiva, però ha lavorato solo 17 anni, perché nel 1960 ha chiuso perché la popolazione qui non teneva più frumento, grano turco. È cambiato il modo di vivere delle persone. La gente andava comprava la roba fatta nel negozio. Esatto. E allora il nonno, che era arguto e antironico, aveva coniato questo detto, non so se riesce a tradurre. Sì, è il dialetto. Il dialetto, bravo. No, ma lo tradisce lei. Se avessi messo su una fabbrica di capelli, la G la nasceva senza testa. Se io aprivo una fabbrica di cappelli, la gente nasceva senza testa. Era destino che era da sedere, hai capito? Se io imprenditore avessi aperto una fabbrica di cappelli, la gente sarebbe nata senza testa.
Per dire che ormai era la qualsiasi attività che lui faceva, il destino andava contro, capisci? Ok, ho capito. Hai capito? Era un'ironia amara, ma era un'ironia. Anche perché il mio papà e il mio zio hanno lavorato per diversi anni per pagare i debiti di queste cose. Che cosa è questo? Qual è un investimento non da poco? Tu non sai da dove viene sta... No, questa qua sono della vita all'altra. Ah, ecco. Questo che si vede a Sassuolo, alcune robe comincia a capire. Italiane. Però questa è austriaca. Sì, è l'inizio 900 questa. E la casa è stata vuota? Allora, la casa 60 anni è stata così, c'era dentro di tutto, C'era dentro materassi, letti, coppi, fare un lavoro di pulizia. Era un müssen, pur lì, ormai le famiglie, perché? Sì, perché è ereditato. Sì, è ereditato ed era un dovere nei confronti loro, rifarlo rivivere. Ma qui prima di fare il mulino cos'era? Una stalla? Sì, secondo me era un deposito di materiale, pieno così via. I mulini là non c'è più nulla. Sopra c'è su il vecchio mulino, dopo te vede. No, ma i fabbricati... Purtroppo non è che era la ruga del Gengarage. Lei ha una casa per restituire e tenere bello la casa? Se ho una? Casa. Una cassa? Casa. Ah, se ho i soldi per... dici i soldi, Geld? No? Per la gente che viene a visitare... No, ma in questo momento è gratuito. Ok. No, in questo momento è gratuito. Ma è bello... È un piacere... Che la gente conosca. Okay. Il passato... Dopo vediamo. Intanto ok. Grazie. Niente, e auguroni. Anche a lei. E alle vostre famiglie. Ciao. Te, qui stanno in dialetto della Stavera. Della Stavera? Infatti, no? Deve scrivere. Perché questo non ve l'ho fatta in grandirlo. Perché ho dovuto fare per tutte le robe un po' di corse. Della Stavera. No, ma la ragione, se metti una. Ognuno fa una. Se vogliono dare un'offerta, lei. Sì, lo so. Perché dice per mantenere. Lo so, ma questi sono tutti misuratori. No, questo non l'avevo ancora visto, Madonna. Tu un tavolino. Metti autonoma dal ciclo produttivo. Perché se te va. No, era collegato di sotto. Perché lì era quando il prodotto che ti consegnava all'inizio era molto sporco. Perciò allora mi metti la cinta da la pulizia proprio. Hai detto che stai facendo un orologio? Quello. Le come quello lì dici. Questa qua però a parte che cosa? Una mancia qua è carolda, dire in tutti i rapporti carolda, però ora le sanissimo, Ma dite non fargli del. No, non c'è, però. Paragrano, cosa? In Trentino, robe così, sei... No, del vignara qui di San Michele. Volevo così, dire. Così complicate, non ve ne date, penso. Allora, abbiamo questa base qua adesso. Direi che adesso prendo il semicerchio di taglia più piccola, vado ad approfondire in profondità e magari ci fermiamo su questa parte qua, completandola. Yeah.
Adesso man mano che sto andando avanti cerco di completare già anche con i dettagli. Avanti popolo! Renato non c'è? Sì, sì, è qua, è qua. Ah, è su con Maurizio e la... Allora, lui è Kiri, lo conosci? Ciao Kiri! Ciao! Ciao! Tre generatori di mugnai, i primi dati, che sono, che ho fatto la ricerca un po', 1859. I generali dei mugnai, come la dire... Ma erano bravi, chissà che c'era... Era di Trattini, ed è stato quel che attini duro fino alla fine. E resta l'ultimo linea. Sto fresco lì qua dentro. Nel 1943. Questa è la moglie del Maurizio. Piacere. E non lo conosce il Maurizio. Sì, sì, sì. Ma non si chiama il suo padre, Giacomo? Giacomo. O Albino? No. Perché c'è scritto Albino il mio padre? Scritto così Albino mio padre? Sì. No, non c'è. Sì, c'è scritto sì. Albino mio padre. Sono diverse le cose, c'è scritto no, mio padre. Dopo li puoi vedere, dai, non posso aver fatto tutto. Dopo li puoi guardare. Perciò nel 43 decide di portarci tutto il ciclo produttivo. Ok. Che era semplice. Un'ottima profondità. E nava però con l'energia elettrica. Qua sto sfruttando tutto lo spessore che è circa di 2 cm. Anzi 1,8, 1,7. A parte che va su, per avere la farina, questo ciclo qui, va su in cima. Prendiamo l'angolare e completiamo l'esercizio. E perciò il vostro investimento, pensando di dare il futuro lavorativo ai figli, da cambiare le macchine con questa macchina, che è tuttora una macchina si chiama laminatorio, okay. Che tuttora in macina costa la punti, sarà chiaramente voluto. Certo, ovviamente. Chi vedete, dolci cilindri rigati per rompere il chicco e là dolci cilindri lisci per raffinare la prima macina. Ulteriormente. Esatto. Perciò rispetto alla macina, era sì, sì. Più macinature, sì. Per la pietra, e soprattutto che era una produttività
tagliare. Ma prima di iniziare questa rosa, l'avrò vista da qualche parte. Ciao, dove ciao, ce l'erano. Vabbè, lui, devi pensare, lui era tre generazioni di mugnai, perciò sì, fin da piccola sempre stato visto. Dentro. Ecco, la mia riflessione è come mai ha fatto questo azzardo? Però si vede che era preso da questa voglia certo. Di fare questo lavoro. Sì, il modernizzare. Questo, 10 ore di lavoro e fare 5 quintali di farina. Prima, 10 ore di lavoro era 60 quintali. Immagino, Pietro, sicuro. Certo. Solamente che con questa roba lì la meccanizza più. E allora, sostanzialmente, lei andava in giro con Star, attorno, chissà, degrade dalla gente. Certo. Dopo veniva lì, questa lei pesava, la fine pesa 1800 vedo. Dov'è la scatola? Fammi la vedere se me la ricordo. Oh, sì, Sì, passa un po' di anni. Sei ancora un po'. Prima cittadina le abito arriva sono da Ronco sì le mie origini sono del giudicato io faccio altro più che non no dai che la mia non è un po' certo poi non veniva lì a mangiare no io avevo la mamma però ci vedevamo sì. Però volevo dire prima sì, certo. Sì, certo. Arrivare che la Ia te la conosce sì, sì. Che dopo la toccata lì era la sua... La mia lì era la sua... Mia cognata. Ma tu dici sei il fratello di Franco. Esatto. Giusto. Io più giovane, lui più... 50 grande. Anni abbiamo festeggiato. Ah, bello. 70 anni abbiamo. 70, 10 immagino. Dai che lo abbiamo imbrulleata, però che piccolo le robe, perché è quello che ti spiegavo. Quello che è bello anche sopra conservato, interessantissimo, anche la molina. Una cosa, hai su 2-3 coppi rotti. L'ho appena da su, Sparta, roba. La nava su in cima, con questa cosa qui. Perché chi si era di coppi, e gli eleva toccare, no, ti tirava su. No, sì, e tutti gli elevatori così. Andiamo a prendere la marmellata o qualcosa qui. Sì. Questi, gli era gli elevatori, e a cambiare il sistema produttivo perché le più meccanizzate e in cima a ognuno di questi viene a rua e si funzionava tutto in cinghie tre motori che vanno a funzionare tutte queste cinghie allora, una cucina fin cima arriva a fare la prima roba con della macchina che finiva il cereale da impurità tipo sassolini, sate perché si andava a pietra le pietra. Oppure feci, certo. Paglie e così via. Dopo veniva chi? Chi? E veniva bagnato il cereale. Okay. Perché bagnato? Perché in Ardita chi fa trito, calore, sì, e si è del tostare del prodotto e del rovinare. Quindi si mette le sostanze al calore. Nella Ardita chi? Questa è una scia calitre. Col cilindro che funzionava così, sì. Per centrifuga, sì. L'acqua la veniva giù qui, okay. Il cereale bagnato, dopo veniva qui, su del nœud, con questo, e andava a finire con dei cassettoni che dopo tempo verde, stava lì dalle 7 alle 10 ore a riposare. A riposare. Dopo giù nella tramogia, prima macinatura, okay. La prima macinatura chi sotto dei miei tubi, le portava lì, su un cin. Su ancora. Giù per dover essere rimacinato con quei lisci. Dopo di là collegamento su in cima che era una setacciatura per dividere le varie granulometrie della farina. Farina, farinello, cruscia. Sì, quella okay. Più. Dopo veniva giù il sa. Più integrale. Esatto, diciamo, esatto. I sa. Chi era la porta, fava il scivolo, che era il ca. Sicuramente che la lavorata da 17 anni e basta, la cosa lasciava proprio il nonno per scherzare di suora, e diceva quel dialetto là che te l'hai già capito, l'hai già capito lì. Si è smesso la fabbrica dei caffè.
La G. Adesso ho capito che dovevi scrivere a mio zio le testi di mio padre. No, no, non è possibile, adesso lo dovrei dire. Allora, quindi, scusa, lo dico, ma no. Giacomo è suo padre. Giacomo è suo padre. Sì, ma l'altro dovevo scrivere a mio zio. Raccontato dai figli, sì. Ha capito, era destino. Vessi, che adesso qui mi fa via, sente che i dischi... C'è un errore. C'è un errore. Qua all'interno, come possiamo vedere, c'è un bel nodo, però non sta creando nessun problema perché le sgorbitali hanno, perciò non c'è nessun problema. Allora, possiamo vedere il risultato senza passare con la carta vetrata. Non è male, anzi, ottimo risultato perché sono riuscito a ottenere una bella profondità. Adesso passerò con la carta vetrata per arrotondare un po'.
Ok. Allora, questo è il nostro esercizio di oggi. Si vede la bella profondità. Molto bello il tappo. Ok, se il video vi è piaciuto mettete like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e ai prossimi intagli.